Onoranze Funebri a Ofiero è una società affermata nel campo dei servizi funerari che ha fatto dell'etica professionale e dell'assistenza al cliente i propri punti di forza. Visita il sito web per scoprire tutti i servizi offerti. Recati presso uno degli uffici per un preventivo senza impegno. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, dopo la pausa estiva, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilanciato una campagna massiccia a favore delle vaccinazioni. Da sempre in prima linea nella difesa dei vaccini, il presidente De Luca ha sottolineato come, per la Regione Campania, vaccinare sia un dovere e non un optional. Una dichiarazione decisa, questa, che divide l'opinione pubblica tra favorevoli e contrari. Per De Luca, il calo delle vaccinazioni, che ha portato il governo a varare le sanzioni, è dovuto ad un rilassamento nel paese, che considera superati alcuni problemi sanitari, che invece risultano oggi di profonda attualità. Un protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale definisce le procedure per le vaccinazioni, rese obbligatorie dalla legge nazionale, per l'accesso alle scuole materne, elementari e dell'obbligo. Abbiamo avuto gli incontri in questi giorni con le autorità scolastiche con il duplice obiettivo di avere una campagna massiccia di vaccinazioni e semplificare la vita alle famiglie e ai docenti. Entro il 10 settembre le famiglie, per quanto riguarda le elementari, possono autocertificare l'avvenuta vaccinazione. I dirigenti scolastici segnalano alla Regione l'elenco degli iscritti. La Regione verifica i bambini che sono in regola e comunica all'autorità scolastica un bollino verde, cioè i bambini che non devono avere altri obblighi. Per quanto riguarda i bambini che risultassero non vaccinati, le ASL manderanno una comunicazione alle famiglie invitandole presso le ASL, fissando un calendario. Il governatore ha anche sottolineato l'importanza di una corretta informazione. Infatti, nei prossimi giorni, anche il sito della Regione sarà quotidianamente aggiornato per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Sul sito della Regione, nei prossimi giorni, ci sarà una documentazione anche per fare l'autocertificazione di avvenuta vaccinazione. Credo che abbiamo semplificato molto il meccanismo. Chiediamo a tutti una mano per sensibilizzare le famiglie a vaccinare i bambini. La dirigente scolastica ci ha ricordato un attimo fa che sono stati registrati casi di tubercolosi nelle scuole, cioè malattie che sembravano ormai scomparse, come la poliomielite o la tubercolosi, si riaffacciano perché si è abbassata, oltre la soglia di sicurezza, la soglia di vaccinazione dei bambini. Dunque nessun allarmismo, nessuna drammatizzazione, ma bisogna avere senso di responsabilità. La Campania è attestata decisamente nella battaglia per le vaccinazioni.